Questo è il paesaggio che abbiamo alle nostre spalle. Sono cominciate le vacanze motociclistiche e partiamo subito con un voletto. Un ologramma, faranno un drone? Cos'era questo discorso? Spiegami. Dovrebbero fare un drone dove arrivi, senti gli odori e crei un ologramma. No, meglio di no, meglio così. Richiamando all'ordine, non si può neanche fare un discorso con una mucca che questi subito ti richiamano, ripartiamo, perché il motociclista tipo si ferma solo per scendere dalla motocicletta per andare al ristorante ed esce dal ristorante per ritornare alla motocicletta. Ma noi siamo motociclisti speciali, siamo motociclisti con la passione per le videoriprese, quindi scendiamo dalla motocicletta, facciamo volare il drone, poi rimontiamo nella motocicletta e ripartiamo alla volta di altre curve. Non importa dove si va, l'importante sono le curve. Ciao! Quindi, ricapitolando, con questo splendido paesaggio che abbiamo dietro, siamo al Passo San Pellegrino e andiamo in direzione Forst, Merano. Andiamo a berci una birretta. Ah già, ci sono anche le birre fondamentali. Abbiamo mangiato, abbiamo bevuto la nostra birretta Forst, adesso ce ne torniamo in moto perché qua a Merano abbiamo visto che c'è un giardino botanico fighissimo e tutti ne parlano super bene, quindi andiamo a farci un giro a questo orto botanico, che c'è anche un castello con un nome che Luca si ricorda benissimo, quello lì, e vediamo com'è questo giardino. Non so se si può volare, perché era scritto su Google che era più affollato del solito. Più affollato del solito, quindi sugli assembramenti di persone non no. Si può volare. Siamo entrati nei giardini. Il biglietto non è così economico perché costa 13 euro a persona, però adesso andiamo a dare un'occhiata e vi faremo sapere com'è questo posticino. C'è il terrarium che vale veramente la pena di essere visto. Facciamo una pausa. E dopo aver perso il segnale del drone,
brutte robe queste, quando ma... fanno queste cose qua ti senti morire un po' dentro. Entriamo ora nel giardino degli innamorati. L'amore è cieco. L'amore è cieco. Mamma, no, mamma. 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 Gabbia di matte, uno e due. Cioè qui praticamente c'è il paradiso dei peperoncini. Habanero sciocco che è in Turchia. Ma adesso vi faccio vedere, cioè, da qua sono tutte piante fino là in fondo, fino là e anche di qua, cioè centinaia di piante. Merda, che bello questo. A mangiarlo questo ci vorrà del coraggio, eh. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Questo è il piccolo campeggetto dove abbiamo pernottato questa notte. Adesso andiamo a fare una colazione da qualche parte. Prima, come vedete, stiamo un po' asciugando le tende perché dobbiamo metterle via. Mamma mia che scuro. Siamo tristissimi. Luca, sei tristissimo? È tristissimo. Brutto tempo in arrivo, brutto tempo in arrivo, si torna a casa. Meteo, collasso totale in anticipo tra giovedì e domenica. Pure la neve. Ecco il figlio del ciclone Ernesto. Vabbè, niente. Pioverà anche in Puglia. No, ho guardato, ho già guardato, in Puglia non cosa, piove. Cosa guardi avanti? Che cambi idea quando arrivi, amore. Guarda che se piove in Puglia. Il figlio di Ernesto è venuto in anticipo per noi. È stato tanto gentile. Sì, sì, per i tre giorni. Proprio i tre giorni che avevamo di ferie. Ciao Ernesto. Ciao, ciao Ernesto. Ciao. Dopo, dov'è? Dopo una lunga riflessione abbiamo deciso che non molliamo e andiamo a sud. Andiamo sul lago di Tenno e vediamo com'è. Così là Ernesto non fa in tempo a mandare il figlio per oggi. Ernesto non dovrebbe arrivare oggi. Oh, al gruppo B, eh. Se c'appiamo l'acqua, è colpa sua. Qua c'è il sole. Per ora. Perché noi conosciamo, sappiamo usare la tecnologia, sappiamo dove andare, capito? Basta solo informarsi. Che l'ha suggerito l'Arianna. Quindi... esatto. Grazie Arianna. Wikipedia insegna che il lago si è formato per uno sbarramento di frana che in epoca storica ha chiuso la valle. La profondità massima a livello medio è di circa 47 metri e la superficie è di circa 195.000 metri quadrati e non presenta emissari. Le acque limpide e la vegetazione circostante di Sidone fanno uno dei più suggestivi fenomeni naturali alpini. Sul fondo si conservano alcuni alberi di una probabile foresta del XV secolo. Capito? Non eravamo ancora nati. No. Tu? Neanch'io.
un aperitivo a vista lago con l'amico Luca e Katia che non beve niente. Cheers! Abbiamo trovato il posto per dormire. E lì dietro, vista lago. Mangiamo e via. Dormire in questo splendido posto. Nature. Ma in che posto andiamo? Cioè, guarda che po' di sfondo. E questa sera mangeremo dentro il castello. Cioè, l'abbiamo prenotato tutto per me. E visto che ieri sera era tardi e non riusciamo a farvi vedere dove abbiamo dormito, ecco le nostre tendine, ecco Luca che si è svegliato e il paesaggio che abbiamo. Tendina asciutta, posto fighissimo e temperatura top. Alla grande, è ora di tornare a casa. Guarderemo il meteo, vediamo cosa fare della nostra vita, ma penso che siano finite le nostre brevi vacanze.